Cosa suggerisce all'assessore al turismo per incrementare i flussi turistici in bassa stagione? Il nostro territorio ha tantissime risorse e offre tanto. Il mare, la natura, parchi, l'arte con massa marittima, eccetera. E quindi abbiamo un patrimonio che va innanzitutto preservato, valorizzato e, perché no, usato per attirare turisti. Premettendo che il turismo è business, per far marciare l'attività turistica di un territorio serve promozione, che si fa avendo una strategia mirata per portare presenze, ma non solo a breve termine ma anche a lungo termine. Cosa serve, cosa si può fare? Allora, unire le forze, secondo me, quindi senza muri, senza barriere, non un solo comune, ma tutte le amministrazioni locali, da Follonica a Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Castiglione, si devono unire con dei rappresentanti di tutti gli operatori turistici e così creare insieme una forza che possa avere una capacità commerciale e soprattutto organizzativa. La destinazione Maremma deve avere una proposta di mercato potente per poter sviluppare un incoming per la destagionalizzazione ed abbracciare tantissimi tipi di turismo, quindi non solo quello balneare, ma anche quello sportivo, fieristico, congressuale, la terza età, turismo verde. A proposito, l'enogastronomico è importante, il cicloturismo. Quindi per sviluppare un'attività di marketing e promozione capace di disporre di servizi, bisogna essere capace di disporre di servizi e anche avere diversi posti letto per poter attirare eventi anche importanti e grossi. Quindi serve una governance turistico-territoriale, perché le strutture da sole non ce la possono fare a costruire una destagionalizzazione o una crescita duratura. Quindi per questo il valore del vecchio concetto di fare sistema, fare rete, creare sinergie non è affatto passato di moda. Con il dialogo tra le amministrazioni e gli operatori e con la collaborazione si può creare una regia sulla promozione e una vera e potente destinazione turistica, la Maremma. Qual è secondo lei la figura professionale che potrebbe aiutare a promuovere la sua struttura? Nell'era digitale 2.0, dove è necessaria l'interazione tra il sito web, contenuti, la presenza social, non si è mai abbastanza preparati. Non si fa in tempo ad aggiornarsi, che un concetto sul web diventa superato. Un turista che cerca una vacanza sul web ha un'offerta illimitata, perché con internet gli si apre il mondo. Per questo oggi i nostri diretti competitor sono più le strutture turistiche vicine che offrono gli stessi servizi, ma tutto il mondo. E quindi serve delle competenze outsourcing che ci possono aiutare supportare nell'e-commerce, nella nostra presenza web e nella strategia SEO. Questo potrebbe esserci utile.